Non indico esattamente dove mi trovo, ma questi sono reperti archeologici, eccoli qui. Io mi trovo qui sul Monte Penna. Mi piace fare escursioni e qui è pieno di antichi terrazzamenti. Esatto, prima del prosciugamento del lago del Fucino, qui tutti i terreni seminati. Guardate, guardate, terrazzamenti che delimitano una infinità di piccole proprietà. Guardate, scendo qui, attraversiamo qui, ma qua mi conviene a tornare sotto perché ho l'impressione che va a piovere. Continuo a scendere qui. Guardate, sono terreni ricchi di humus, è terreno scuro, terreno fertile, anzi fertilissimo. Mi inoltro da questa parte, ma qui devo tornarci con più calma, con più calma. Adesso, siccome c'ho fretta, saremo là se rischia che ci sia pioggia, perché io adesso per scendere sotto circa mezz'ora. Vabbè, adesso faccio una visione panoramica un po' veloce. Sì, che conosco bene, guardate quanti muri a secco. Continuiamo da questa parte e continuo a scendere. Vabbè, là ci vengo dopo, ma conviene a scendere, sennò ecco, se piomba faccio come una pesce. Allora, sono sceso da lì, continuo a scendere qui. E questi sono tutti alberi, prima non c'era rimasto niente, questo avranno 40-50 anni. Fino a 50 anni fa tutto per la legna, immaginiamoci, a 60 anni fa tagliavano tutto. Continuo a scendere, adesso sono sulle pendici, lato est della cima del Monte Penna. Continuo a scendere, quanti sono? 2,22. Vieni di qua, va. Voglio far vedere una cosa, dal momento che io conosco perfettamente, per filo e per segno, l'intera montagna e boschi del comune di Comarsi. Ecco qui.